Hanno vinto gli ultra. La solidarietà dei Red Blue Eagles e dell'associazione Onlus San Gregorio rinasce, trasforma l'Aquila per un giorno in una città viva in cui si confondono i colori delle bandiere del calcio in un unico abbraccio tra tifosi, spettacolo assolutamente unico. Inaugurato dopo mesi di lavoro il nuovo skate park, per la prima volta l'Aquila ha un impianto di questo tipo, punto di riferimento di tutto il centro-sud, e questo grazie alla generosità del gruppo Ultra dell'Aquila e dell'associazione di San Gregorio, che hanno deciso di regalare un qualcosa alla città grazie alle numerose donazioni di Curve d'Italia e non solo, fatte dopo il terremoto. Presente anche il famoso skaters americano Cody Lockwood, che ha provato la pista ed è stato qui tanti mesi per supportare chi l'ha costruita. E così, dopo 6 anni e qualche intoppo burocratico, a Piazza d'Armi è festa grande, ma non solo, una giornata anche di ricordi, lacrime ed emozioni. La struttura, infatti, che sarà aperta a disposizione di tutti, è stata intitolata Morin Fratier. Una ragazzina francese che, ospite della nostra città, morì quella terribile notte a San Gregorio. Sogni spezzati che oggi rivivono nelle grida festose di tanti ragazzi e in quel volto indelebile disegnato sulla pista. Una giornata bella, intensa, donata a questa città da chi vive ancora il calcio per passione, da chi generosamente ha voluto dare un segno tangibile da lasciare anche a chi verrà. A questa città, del resto, giurano eterno amor. Fofa l'Aquila!